Bella a tutti ragazzi, oggi assaggeremo alcuni snack americani. Questo mi è arrivato, l'ho comprato in un negozio. Allora iniziamo. Però questi qua, queste le caramelle super aspre, vabbè, questo le Skittles, queste qua non so quali sono i nomi, poi li leggerò. Me l'ha regalati un mio compagno che è venuto dall'America e ogni anno ci porta le caramelle. Vabbè, iniziamo. Acqua, un pochino d'acqua, non si sa mai, magari ha capito una caramella aspra, mi viene di bere, almeno ce l'ho qua a portata di mano. E iniziamo, assaggiamola. Vediamo come si chiama. Buh, non lo so come si chiama, è tutta incartucciata. Poi magari quando la provvediamo, vediamo, dovrebbe essere a gusto arancia, qualcosa del genere. Ok, la devo aprire adesso, e questo è il dilemma. Ok. È proprio arancione. Tipo, odore di agrumi, tipo succo d'arancia. Vabbè, mettiamolo in bocca. Ah, è vero, li vuoterò. Ah, non c'è né troppo zucchero. Il gusto dell'arancia si sente. Voto 8. Questa qua la conservo, poi vi dico in un post o in uno shorts com'era. Anzi no, la mangio in uno shorts. Però penso sia una gomma da masticare. Ah, e mi sono scordato all'inizio di presentarvi, di dirvi che ho dei tovaglioli per le gomme da masticare. Adesso ne strappo uno e tolgo quella gomma da masticare. Buona. Però scendo a 7 perché più la mastica e più d'arancia ti rimane in bocca. Però dai, passiamo alle Skittles. Alle Skittles. Tantimino che le apro. Ed ecco qua, le ho aperte. E... ah, sembrano tipo M&M's. M&M's. Prendo quella arancione. Vediamo di che gusto è. Penso lo stesso arancio. Ma siccome già ho abbastanza il gusto dell'arancia in bocca, prenderò quella la gialla. Gialla. Ok, allora. Le Skittles io non le conoscevo. Però alle mie... non è che non le conoscevo del tutto, sì, le conoscevo. L'unica cosa che conoscevo però è che dentro non ha il cioccolato. Vediamo. Vado, Infatti dentro è una specie di pasta bianca. E penso che sia una caramella barra gomma da masticare. Vabbè, il gusto del limone, secondo me, è un gusto fatto in fabbrica, non so perché. Non per offesa, però... come ha il gusto di ogni caramella al limone. Sì. Quindi penso, Però sono curioso di assaggiare la rossa, sì. La rossa, ho la mano sporca di inchiostro, scusate. Ho appena finito di farmi i compiti. Ok, un attimino, Allora, è una caramella, gomma da masticare, e poi si scioglie in bocca. Poi adesso la ingoio e assaggiamo quella là, la Skittles rossa. Faccio un taglio.
Ok, adesso è il momento di chiedere la Skittles. Oh, Skittles rossa. Andiamo. Dentro c'è sempre la pasta bianca. E penso sia la fragola. Mi ricordo un medicinale. No, medicinale. Uno sciroppo che da piccolo mi sono preso. Che non lo potevo sentire. Ok. Fate finta che non è successo niente. Procediamo! Con la Life Savers Big Ring Gummies. Gummies, qualcosa del genere. Non so tanto l'inglese. Una specie di ciambella. Caramella gommosa zuccherosa. Sì, vabbè. La specialità delle caramelle gommose americane è che sono piene di zucchero. Cioè, loro penso che mangiano soltanto quello dalla mattina e dalla sera come dolce, snack. Vabbè, dai, allora. Oh mio Dio. Allora, faccio un taglio che forse è meglio. Eccola qua, la nostra caramella gommosa. Yum, 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 yum. Andiamo, assaggiamo un pezzettino, vediamo. Dovrebbe essere la mela verde. Beh, buona. Mi sono dimenticato di fare il voto delle Skittles. Voto 6. Perché non sono tanto buone, è una piccolissima, minuscola cosa. Però non sono neanche tanto male. Per chi vuole una cosa per merenda leggera, ci sta. Questa è buona. Buonissima, me la divorerò. 9. È buona. Cioè, appena zucchero, in realtà, cioè, è caricata di zucchero di sopra e pure di dentro. Bella zuccherosa. Il gusto della mela verde. Il gusto dello zucchero non copre quello là della mela verde. E quello là della mela verde non copre il gusto dello zucchero. Quindi zuccherata e gusto di mela verde al punto giusto. Tra un, forse hanno esagerato un goccino proprio così di con da zucchero. Però è buono. Mi sa che ne lascerò infatti un pezzettino per dopo. Ok, passiamo con questo. Sono andato a comprarlo in un negozio. In un negozio. Scartiamolo. Se non mi piace posso. Non me l'ha dato il mio compagno, tanto l'ho preso in un negozio, quindi non potrei. Non offendo a nessuno. Allora, i leccalec sono pure impossibili da aprire. Ok, lo sto aprendo. Pian piano si apre. Piano. Forse è troppo piano. Ed ecco qua, aperto il nostro lollipop. Oppure lecca lecca in italiano. Vediamo. Uè, bello consistente. Penso che pure questa è la mela verde. Assaggiamo. No, aspetta, aspetta. No, 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 no. C'è qualcosa che non va, è asprissima. Ah, no, non mi piace. No, mettiamola nella carta. Mettiamola nella carta. Voto 2. Anzi, no, 1, per non dire 0. Tanto per la voglia di volontà. Per la forza di volontà. Aia. Dicevo, continuiamo, sì, continuiamo con l'ultima cosa, le caramelle aspre. Oh, scusate, mi dispiace. Assaggiamo, perché ormai 10 minuti di video. Quella arancione dovrebbe essere la meno aspra, vediamo. Diciamo.
livello di asprezza 6, 7, 7. Solo questa qua arancia non è buona, eh? All'arancia, sempre arancia. Però è buona. Aspro, un po', ma buona. E quella là gialla che dovrebbe essere più aspra, la più aspra, dopo la blu. Andiamo. Eppure il limone, già gli dona del suo l'aspro. È al limone, quindi già gli dona del suo l'aspro, quindi l'asprezza del limone più l'aspro. Meno male che l'asprezza in bocca non dura tanto, perché forse hanno capito che già c'era il limone che era aspro. Livello di asprezza 9, no, 8. Questa livello di cioè è buona, ma non quanto queste qua arancioni. Facciamo 6. 6. Però è troppo aspra, devo bere qualcosa. Aiuto. Ah vabbè, questa. Questa l'ho trovata vicino a questa busta. La apriamo. La apriamo. Mi sa che è scaduta. Di solito dovrebbero essere dura, eh. Avete presente le gomme da masticare a forma di cilindro? Di solito sono mosce e poi le metti in bocca e non sono dure. Sono scadute, mi sa, perché forse l'ultima volta che ho comprato questo, era 2020, inizio 2022, un anno ormai, quindi ancora ho l'asprezza in bocca delle caramelle aspre. Bevo un pochino d'acqua. Ok, meglio. E dai, le snack americani, la ciambella, anzi non me la mangio. Allora, gli snack americani è tutto. Come snack americani non ho finito questa, che la mangeremo in uno shorts. Queste che non mi sono tanto piaciute, adesso le faccio assaggiare alle mie sorelle. Le caramelle aspre buone. Questa pure. Devo mandare a masticare pure questo che ho comprato? No. Ok, ho finito. Se volete un video dove mangio altri snack, magari non americani, anche italiani, per me non c'è nessun problema. Dobbiamo raggiungere. Scrivetelo nei commenti, senza raggiungere niente, perché non raggiungerò mai niente. Comunque, poi se volete pure il video dove le faccio assaggiare le mie sorelle, scrivetelo nei commenti. Però le mie sorelle gliele faccio assaggiare magari proprio oggi in uno shorts, senza la vostra. Però se volete altri video che assaggio snack pure italiani, possono essere pure cinesi, però per me va bene, per voi non lo so. Cioè, il merito è tutto vostro, perché se voi lasciate mi piace, vi iscrivete, ma soprattutto commentate se vogliamo altre serie. Infatti nel titolo scriverò probabile nuova serie,
Però dipende tutto da voi. Se commentate, lasciate like e vi iscrivete. Quindi da me è tutto, Andrea il Gladiatore, dagli snack americani è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!